Registro Silvia Grassini. Live social. Amici di Radio Regione, ben ritrovati. Io sono Francesco e questo è Live Social, il programma che vi tiene compagnia assieme a tanti amici, tanti ospiti, tanti professionisti differenti che ci vengono a trovare e ci raccontano un po' delle loro attività, un po' dei loro mondi. Oggi ho il piacere di avere con me Silvia Grassini. Benvenuta Silvia. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene? Bene, grazie, sì. Ottimo, mi fa molto piacere. Silvia, grazie per essere qui. Oggi ci porti un po' con te a lavoro, ecco, non è un, insomma, professione che è molto diffusa, tutta un po' da scoprire in un certo senso, perché oggi davvero, insomma, facciamo un viaggio un po' integrale in quello che è l'avventura della nascita, che è sicuramente molto romantica, forse un po' idealizzata? Sì, direi di sì. Forse direi di sì. Allora, oggi Silvia ce lo racconta, tu sei un'ostetrica, giusto? Sì, esatto. Perfetto, allora sono molto curioso di sapere un po' di te, naturalmente, perché ecco, non è un lavoro per tutti, possiamo dire così. No. Tu quando hai sentito questa vocazione? Allora, io dico sempre in modo molto romantico, come dici tu, che è una vocazione che ho avuto da quando sono proprio nata, da piccolina. Beh, non poteva essere altrimenti, ovviamente, giustamente. Ovviamente. In realtà è davvero una vocazione che è venuta da molto presto, da quando ero piccolina. Ho fatto dei grandi giri perché ho preso nel frattempo un'altra laurea, però poi sono tornata sulla strada maestra, che è quella appunto dell'ostetricia, e nel 2014 mi sono laureata. E da lì è iniziato un percorso un po' particolare, perché in realtà nella maggior parte dei casi le ostetriche appena laureate cercano giustamente l'ospedale, la sala parto, comunque il reparto. Assolutamente. Io invece ho iniziato a lavorare in riproduzione, quindi in PMA. E dove sono stata fino a poco fa, in pratica. Ecco, questo già è una cosa molto interessante, anche perché appunto quando uno pensa, no, al lavoro da ostetrica, pensa subito a quello, al momento del parto. Esatto. In realtà esistono anche diverse sfumature, no, di questo lavoro. Ad esempio, tu in particolare, nel concreto, di cosa ti occupi? Allora, passata la parentesi PMA, adesso in realtà in libera professione mi sto occupando del sostegno proprio pratico alle famiglie, alle nuove famiglie, quindi l'assistenza nel postpartum immediato, quindi il rientro a casa dall'ospedale, che è un momento molto particolare, molto delicato, molto naturalmente, delicato, ecco, molto complicato emotivamente soprattutto. Beh, si parla insomma poco naturalmente, sì, di queste parti, come annunciavo prima, no? C'è tutto un po' una fiaba, un racconto, sì, no? Bellissimo, che c'è ed è vero sicuramente, sì, molto romantico come dicevamo prima, però ecco, non ci racconta la versione integrale. La versione estesa comporta tante difficoltà naturalmente, sì. Una su tutte, insomma, che mi viene in mente, forse è un pelino la più nota, su cui comunque ci sono tanti tabù, la depressione postpartum. Assolutamente sì, 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 quello è un capitolo purtroppo di cui si parla troppo poco, ma sul quale in realtà io sono convinta che le ostetriche potrebbero intervenire positivamente al 100%, ecco, ne sono certa. Assolutamente, ecco, la cosa positiva, no, è che c'è una soluzione, sì, si conosce il problema, ci Bravo. Sono gli strumenti per superarlo. Ovviamente non è una cosa semplice, ma affidarsi dei professionisti diventa insomma un bel sollievo sapere Bravo. Di potersi affrontare, anche perché ecco, nel caso in genere più comune naturalmente non si è mai da soli in questo caso, per cui no, insomma bisogna un po' farsi forza naturalmente e prendere un po' di coraggio naturalmente, sì, e superare questi tabù. Sì, assolutamente. Guarda, un altro argomento che secondo me allora è sicuramente più noto ed è quello dell'allattamento, ma non meno complicato, nel senso che i dubbi sull'allattamento sono proprio quelli più radicati, che spaventano di più. Tra l'altro, quindi ci girano anche tantissimi pregiudizi. Sì, ecco, sì, tu hai lottato, sì, no, sei matto, scusa, non lo sapevo. Tra l'altro, insomma, parli sì. con un maschietto, quindi figurati, casco dal pero, sostanzialmente. No, no, non ecco, è vero. Però ecco. No, assolutamente anche in quello è, secondo me, fondamentale avere un punto di riferimento, un numero di telefono da chiamare se hai un attimo di panico, di dubbio. Sì, guarda, veramente io noto che le mamme da cui vado poi in realtà per le visite domiciliari nel postpartum hanno proprio veramente la tranquillità nel vedermi arrivare a casa e raccontarmi quello che succede. Io bene o male in poco trovo una soluzione, perché in realtà poi sono soluzioni semplici se sai dove andare, certo, a parare, e si tranquillizzano veramente in un'oretta, non ci vuole molto. Ci vuole tanta pazienza, vuole insomma, pazienza, possiamo sì, dire. Ecco. Però in realtà, ecco, quello che vorrei dire è che è una cosa accessibile, non è il lusso dell'avere l'ostetrica privata, non è reale, non è così, è una cosa accessibile
alla quale dovrebbero davvero poter accedere tutti. Con molta tranquillità, naturalmente, poi insomma è facile a dirsi dall'alto di una radio, ecco, possiamo dire così, però ecco, una cosa molto particolare davvero è il pensare, perché spesso legate all'allattamento, alla maternità, poi si riflettono magari tanti dubbi, tante insomma preoccupazioni, giustamente, certo. Insomma è molto umano, quindi certo. Insomma in questo senso davvero qualsiasi tipo di problema in questo periodo è comprensibile, ma ripeto, c'è la soluzione, possiamo dire, bravo, così. Assolutamente sì. Questo è davvero, cerchiamo di dare un po' di sollievo dall'altro, sì, insomma, dai, un po' esatto. Di positività, bravo. Ci esatto, vuole, assolutamente, sì, sì. Anche perché davvero è un'avventura comunque meravigliosa, sì, quindi insomma, sì, con tutti gli alti e bassi, immagino anche per tante neofamiglie, insomma, è la prima volta, immagino che davvero possa essere un po' sconvolgente. Assolutamente sì, vedo però a volte che non le stesse, ma paure diverse arrivano anche con i secondi bimbi, quindi non sempre si, diciamo, impara. Insomma, non è che il primo è una sicurezza, possiamo dire così, mi sento anche un po' più tranquillo, essendo un primogenito, ecco, quindi insomma... pensare esatto. Che anche i miei fratelli comunque esatto, non è stato semplice anche per loro. Silvia, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, davvero. Grazie a te. Ecco, so che insomma ci sono anche dei bei progetti che stai portando avanti. Sì, sì, anche perché appunto il ventaglio in realtà delle competenze dell'ostetrica è immenso. I progetti che sto portando avanti sono un po' di specializzazione, quindi mi piacerebbe riuscire a fare un corso di acquamotricità prenatale. E mi piacerebbe specializzarmi ancora di più sull'allattamento, perché ci sono proprio dei corsi ovviamente di formazione specifici, quindi insomma un quello. Upgrade possiamo Bravo. Dire così, ma anche un canale YouTube che è insomma un bel vlog, possiamo dire una scoperta anche del prima in un certo senso del professionismo, io ve lo consiglio. Siamo anche su Instagram ostetrica_Silvia, abbiamo il contatto Facebook mamaid_ostetrica_Silvia, siamo ad Arconati in provincia di Milano, immagino tu ti possa muovere un po' comunque sul territorio, quindi insomma non esitate a contattarla anche via mail ostetrica_silvia82@gmail.com. Silvia, grazie ancora. Grazie. E grazie ovviamente anche a voi amici di Radio Regione. Live Social si prende un momento di pausa, tornerà presto a raccontarvi altre storie e altre interviste, rimanete con noi. Live Social.